Ciao a tutti amici di eximarvel.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. La scorsa settimana vi abbiamo proposto l'unboxing della tastiera da gaming Rappu V700. Oggi è il turno del mouse V900, sempre della Rappu e sempre del nuovo brand da gaming della stessa Vipro Gaming. Il V900, come possiamo vedere, ha una confezione abbastanza elegante e appariscente. Troviamo il nome del mouse, un'immagine illustrativa e le caratteristiche e immagini del brand e della nuova linea da gaming. Nel retro della confezione troviamo un'immagine illustrativa, le classiche immagini caratterizzanti le caratteristiche stesse del mouse. Inoltre ai lati troviamo le specifiche tecniche riportateci in varie lingue ed abbiamo la possibilità di aprire al libro il confezione e visualizzare il mouse all'interno. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Come per la tastiera, l'imballaggio è molto curato, quindi un attimo di pazienza per estrarre il contenuto. Rimuoviamo la confezione principale. Rimuoviamo anche l'ulteriore imballaggio. Ok, ci siamo quasi, scusate sempre ancora. Ovviamente, come sapete, i nostri unboxing sono sempre, come dire, in diretta, quindi se ci sono eventuali sigilli abbiamo sempre alcune difficoltà a rimuoverli e quindi a mostrarvi il prodotto. Dovremmo esserci, quindi abbiamo il mouse ed il relativo cavo. Vediamo adesso cosa si nasconde in questo cofanetto di cartone. Vediamo un poco come aprirlo. Ok, eccoci qui. Quindi, ok, come sempre, troviamo all'interno il classico cartoncino che dovrà contenere il CD-ROM per l'installazione dei driver di gestione del mouse stesso, infatti, ed una quick start guide, come era presente anche nel bundle della tastiera. Procediamo dunque all'analisi del mouse. Come possiamo vedere, la colorazione è in tinta con quella della tastiera, quindi abbiamo un nero opaco. Il design è ambidestro, quindi potremo impugnarlo sia con la sinistra che con la destra. Nella parte sinistra troviamo questa finitura lucida insieme a questa gommatura che ci permetterà un maggiore grip. Troviamo due pulsanti laterali che potremo sempre personalizzare, la serigrafia del modello del mouse V900. Nella parte superiore invece troviamo uno scroll di tipo cliccabile, il mouse per il cambio dei DPI, il pulsante per il cambio dei DPI, scusate, e questa piccola finitura in alluminio che conferisce un design anche elegante al mouse. Stessa finitura e gommatura presente nel lato sinistro. Nel lato inferiore troviamo il sensore laser Avago ADNS 9800, 4 MOSFET di buone dimensioni, sempre in Teflon, una finitura in plastica grigliata nella parte frontale ed un'ulteriore finitura lucida, satinata, scusate, nella parte inferiore del mouse stesso. Troviamo inoltre il cavo rivestito in treccia di tessuto come sempre, il solito cappuccio ed il connettore USB placcato in oro per evitare eventuali ossidazioni. Il mouse si presenta molto bene, abbiamo un'impugnatura di tipo fingertip e possiamo anche impugnarlo quasi claw grip, ovviamente non è di tipo palm. E per ulteriori immagini e per la recensione scritta, dunque vi rimandiamo al nostro sito www.eximhardware.com. Saluto dal dottor Staff.